Seconda tappa del Giro d'Italia, si andava da Budapest a Budapest per 9 km e 200 metri complessivi. Crono, piatta con l'ultimo chilometro in ascesa. Adattissimo per chi dovrà far classifica. Infatti, il podio è formato da Simon Yates, sorpresa fino a un certo punto. Secondo, Mathieu Van Der Poel. Terzo, Tom Dumoulin. Quarto, Matteo Sobrero. Quinto, Ben Tallet. Sesto, Tobias Foss. Settimo, Wico Kelderman. Ottavo, Lennart Kamna. Nono, Mauro Schmidt. E decimo, Timo Heinzmann. Che dire di questi primi 10? Simon Yates. Sì, a sorpresa, ma non troppo. La crono fatta alla Parigi-Nizza forse gli ha dato un po' di sostegno morale per quella di oggi. Ha dominato la crono, soprattutto l'ultimo chilometro. Secondo, Mathieu Van Der Poel. Che dire? Grandissima prestazione ieri, grandissima prestazione oggi. Per il nipote di Poulidor. Maglia rosa la tiene per 11 secondi su Simon Yates. Terzo, Tom Dumoulin, il campione olandese a crono in carica. Si conferma specialista di queste corse. Le crono. Soli 5 secondi dalla vittoria. Forse non si aspettava un Yates così forte e così in forma. Quarto, Matteo Sobrero, il campione italiano a cronometro in carica. È il migliore degli italiani. Splendido ultimo chilometro per lui. Le sue qualità, le sue skill sulla crono. Le conoscevamo tutti. Quinto, il secondo dei britannici, Ben Tallet, a 13 secondi con lo stesso tempo di Sobrero. Anche lui, grandissima prestazione. Sesto, Tobias Foss, il campione norvegese a cronometro. Tiene molto bene l'ultimo chilometro e si piazza a 17 secondi da Simon Yates. Wico Kelderman, il terzo, il podio del 2020 per lui. Ottima prestazione, come il suo compagno di squadra Lennart Kamna. Lui forse ha pagato il fatto dell'ultimo chilometro in salita. Grandissimo cronoman anche Kamna. Lui predilige forse crono lineari piatte. Nono, Mauro Schmid a 18 secondi. E decimo, ultimo nella top 10. Un altro uomo che farà bene in classifica. Timan Arensman, il quarto degli olandesi. Altri uomini di classifica fuori dai primi 10. Undicesimo Almeida con lo stesso tempo di Arensman. Dodicesimo Nibali. Poi abbiamo quattordicesimo Mollema a più di 20 secondi. Port, forse una mezza delusione per lui, a 22 secondi. Come compagno di squadra Sivakov. Ma Sivakov molto probabilmente avrà compiti di gregariato in questo Giro d'Italia. Bardet a 24 secondi, Bilbao a 26, Carapaz a 28, Miguel Angel Lopez ad esempio, molto giù in classifica a 42 secondi, preceduto da Hugh Carty a 38 e da Mikel Landa a 33. Ottima cronometro per il basco, visto che lui e le crono non sono due abbastanza indigeribili. Ottimo Castroviejo a 31 secondi. Altri corridori che possono fare classifica, Wout Poels a 44 secondi, mezza delusione per l'olandese. Per quanto riguarda la classifica generale, abbiamo Mathieu Van Der Poel, sempre in testa, con 11 secondi su Simon Philippe Yates. Terzo Tom Dumoulin, quarto Matteo Sobrero con Kelderman, Tallet. Settimo Foss a 28, con Mollema. A 29 Bilbao, Schmidt e Almeida. Per quanto riguarda la classifica per la maglia ciclamino, Van Der Poel, Girmay, Bilbao e Kelderman. La classifica di miglior giovane,
per il momento è di Sobrero su Tallet e Foss. E la classifica per squadre: abbiamo la Jumbo Visma sulla Ineos Grenadiers e il Team Bike Exchange. Tappa di domani: la tappa di domani si va da Kaposvar a Balatonfjord, l'ultima tappa ungherese di questo Giro d'Italia. Tappa che si dovrebbe concludere con una volata di tappa, con una volata generale. A meno che non ci siano dei coraggiosi, per i Dassiglieri, i Bites italiani della Drone Hopper, la formazione di Gianni Savio, che sicuramente andranno in fuga. Magari non gli daranno più quei 10 minuti che gli diedero ieri. Nel caso, potrebbe anche esserci una sorpresa, ovvero niente Cavendish, niente Ewan, niente DeMar, ma una fuga che potrebbe tenere fino alla fine. Molto difficile. Quindi se devo dare un favorito per domani, un podio possibile, Ewan, Cavendish e terzo DeMar.